È una distinzione che esiste solamente nell'ordinamento italiano e in pochi altri ordinamenti. Sostanzialmente il diritto d'autore italiano si basa interamente sul concetto di carattere creativo, cioè il carattere creativo è quel requisito che fa scattare il diritto d'autore in senso pieno. E il diritto d'autore in senso pieno è una tutela molto ampia che copre sia i diritti di utilizzazione economica sia i diritti morali e dura 70 anni dalla morte dell'autore. Le semplici fotografie invece sono tutelate da un semplice diritto connesso, infatti sono in un'altra parte della nostra legge italiana, gli articoli 87 seguenti, e prevedono, questi articoli prevedono una tutela minore, che non è legata al carattere creativo, ma è legata semplicemente al fatto che il fotografo ha realizzato uno scatto per documentare un fatto o una realtà. Capisco che la questione sia abbastanza complessa, bisognerebbe leggere molta giurisprudenza, cioè molte sentenze che in questo settore hanno diciamo, fatto da precedente giurisprudenziale per capire bene come il diritto italiano ha calibrato questa distinzione.